Meteo: la tempesta di calore arriva tra sabato e domenica. La tempesta di calore del Nerone anticiclone. Aree coinvolte: previsioni meteorologiche per il weekend. Arriva calore tempesta. La tempesta di calore scatenata dall'anticiclone Nerone, che farà letteralmente iniziare il nostro paese proprio dall'ormai imminente weekend. Vedi cosa saranno le regioni più coinvolte da quella che probabilmente sarà la fase più calda di agosto. Durante il fine settimana, infatti, avremo ancora un'altra pulsazione dell'anticiclone africano nero, destinato a sollevare temperature su valori estremi. Attenzione, in particolare, alle pianure del nord, ai settori tirrenico e alle isole principali. Osserva la mappa qui sotto, evidenzia come si estenderà dalle coste algerine e marocchine il vasto anticiclone subsahariano, supportato da masse molto calde di aria e caratteristiche subtropicali. È una configurazione meteorologica tipica delle onde di calore più intense. Un presagio di alte temperature non solo nelle pianure, ma anche nell'alta montagna. Basta pensare solo a zero termici. Come noi lo troverà persino a oltre 5.000 metri sul livello del mare. Quando in estate generalmente vanno da circa 32 milioni e 3.500 metri. La conseguenza è che tutti i ghiacciai alpini subiranno una bella puntura, fondendo. La sinutica prevista tra la seconda mappa sabato che offriamo seguito invece mostra i picchi della temperatura massima che verranno toccati durante il fine settimana. In questo caso, in quello domenica 20, il colore rosa indica valori intorno a 40 gradi Celsius. Maximum temperature programmate per 20 agosto. Si occuperà un'altra eccezionale fase climatica pertanto. Poiché le temperature torneranno per accarezzare la soglia 40 gradi Celsius. Specialmente sulla Valle del Po, sui settori tirronici Aitute City, simile a Firenze-Roma. Ma anche Bolzano, Ferrara, Pavia, Alessandria, Terni-Bologna. Ecco il forno africano. Rendere il calore ancora più insopportabile. Penserà anche al calore che non solo aumenterà il livello di disagio fisico, ma aiuterà a mantenere alte le temperature notturne. Gli unici disturbi questo mare stabilità calda saranno attribuiti ad alcune note dell'instabilità pomeridiana che in quella domenica favoriranno lo sviluppo alcuni blocchi tempo alcune sezioni del sud, specialmente su Cilento e Ionica. Questo sarà il preludio a inizio altrettanto caldo della settimana successiva. Un contesto che ci accompagnerà almeno fino alla metà della settimana, quando appare possibile cambiamento all'orizzonte.